di questi tempi un vero e proprio esodo a Ferrara con oltre 1000 tifosi biancazzurri. Effetto Zeman, non c'è dubbio alcuno, la squadra sta facendo il resto, siamo però solo all'inizio. Per i biancazzurri tuttora imbattuti sarà la sesta gara in campionato, 20 gol realizzati in 7 incontri Coppa Italia compresa, di fatto 3 di media partita. Ai margini Pellacani e Franchini, Zeman sembra orientato a confermare l'11 schierato col Gubbio nel posticipo di lunedì scorso. Forse un solo dubbio, Cangiano a Cornero nel tridente d'attacco col primo che sembra in leggero vantaggio. Ballottaggio che andrà avanti per molto tempo, ma lì come sceglie il boemo non sbaglia. Tra Cornero e Cangiano, piuttosto diversi per caratteristiche, la qualità è indiscutibile. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Pierno, Brosco, Messic e Moruzzi. A centrocampo l'ex Tuniov con Squizzato e De Marco, quest'ultimo insidiato da Manu, grande protagonista del match di Coppa con la Fermana. Davanti Merola, Cuppone e Cangiano, appunto, favorito su Accornero. Il grande ex è Luca Mora, che ha vergato pagine indimenticabili nella storia recente della SPAL, 135 presenze e 14 gol, soprattutto 2 promozioni di fila dalla C alla A nel biennio 2015-2017. Ne parla così l'ex compagno di squadra, tornato in estate a Ferrara, l'attaccante Mirko Antenucci. Luca è stato uno dei simboli insieme ad altri ragazzi di quella SPAL lì, quindi penso che si meriti un bel riconoscimento da parte di tutti i tifosi della SPAL. SPAL in crisi di gioco e risultati, 3 KO nelle ultime 5 gare, tifoseria sul piede di guerra, pesantemente contestato il presidente Tacopina. Ci sarebbero insomma i presupposti per approfittarne, ma regola non scritta, nel calcio ogni partita fa storia a sé. Tra l'altro sulla panchina della SPAL c'è un nuovo allenatore, Leo Colucci, che giovedì scorso è esordito con un successo in Coppa col Sestri Levante. Fuori Puletto per squalifica, l'attaccante lettone Dario Sitz, rottura del crociato, Tripaldelli e Orfei causa infortunio. Recuperato l'ex Carraro, in dubbio Dalmonte. Sistema di gioco 4-3-3. Probabile 11, Alfonso Trepali. In difesa Iglio, Peda, l'ex Teramo, Fiordaliso e Celia. Centrocampo Bertini Play. Interni Collo dell'ex maestro. In attacco Siligardi e Rabbia a supporto del 39enne Mirko Antenucci, cresciuto nel Giulianova. 92 presenze, 13 gol con la maglia giallorossa. Filippo Fusco, direttore dell'area tecnica della SPAL. Pescara ha un'identità chiara di squadra dal suo allenatore, che io conosco da tanti anni, ho lavorato con lui a Napoli, quindi abbiamo un eccellente rapporto, ed è un allenatore giovane nonostante l'età anagrafica, e quindi da questo punto di vista sarà una partita stimolante. Penso che queste siano anche le partite più belle da giocare, che ti possono dare anche quella spinta in più a livello emotivo e anche di campo, perché affronti un allenatore che ha fatto bene dappertutto con il suo modo spregiudicato di giocare, di insegnare calcio ai giovani, quindi penso che sia una bella sfida nel momento forse peggiore nostro, tra virgolette, e tanto rispetto per il Pescara, però ce la giocheremo. In Serie B l'ultima sfida a Ferrara, 21 novembre 2020, la SPAL di Pasquale Marino si impone 2-0 nel primo tempo, sblocca l'ex Salamon di testa sugli sviluppi di questo corner allo scadere del recupero 94esimo, il raddoppio di Sebastiano Esposito servito dall'ex Mattia Valotti. Nelle immagini invece l'ultimo successo del Pescara, 25 ottobre 2009, campionato di Serie C, match winner Massimo Bonanni, sinistro di controbalzo che sorprende Capicchi, portiere di quella SPAL allenata da Aldo Dolcetti, primo acuto in trasferta dell'11 di Antonello Cucureddu, che a fine partita saluta così i tanti tifosi del Delfino. Come li salutiamo? Nu semenu. Grazie, grazie al mister. Grazie.